Nathan Eber speciale numero 32, ricatto alla città. Una storia complessa, non adatta a chi cerca in un fumetto solo e puro intrattenimento. Agenti Alfa, buongiorno e bentornati sul canale. Oggi parliamo dello speciale numero 32 di Nathan Never, ricatto alla città. Questo albo qui, copertina del grande Sergio Giardo, una copertina secondo me evocativa, forse una non delle più originali, ma non si può neanche chiedere a Sergio Giardo tutti i mesi di regalarci la copertina dell'anno, quindi credo che sia relativamente una bella copertina che anticipa anche degli elementi all'interno della storia e che dire, i disegni di Silvia Corbetta, soggetto e sceneggiature di Michele Medda e abbiamo una storia dove per l'ennesima volta Michele Medda in qualche modo mette dei piccoli semi che ci fanno riflettere un po' sulle vicende della nostra società. Si va alla fine sempre a toccare un po' qualche tema che riguarda l'etica, che riguarda in qualche modo il business, e che si va in qualche modo anche a ragionare su come crescono i ragazzi nelle nostre società. Insomma, fatto sempre con stile, senza sembrare retorico o scontato, il buon Michele Medda comunque ci regala una storia importante. Ricatto alla città, secondo me, è una storia di medio-alto livello. Una storia che mi è piaciuta molto, tanto che l'ho letta due volte, perché è una storia che è complicata, una storia che va interpretata bene, va riletta, bisogna rifletterci e questo sinceramente come gusto personale, ripeto, è Nathan Never che mi piace. A me le storie corte che si leggono in un quarto d'ora, dove non ci sono dialoghi, dove è tutto facile, dove in qualche modo questa storia la si deve bruciare perché si ha fretta di leggere, non sono le storie per me. Io voglio le storie come questa, che sono storie complicate, storie lente, storie dove ci sono delle spiegazioni, perché per me Nathan Never è questo, quello che io leggo da 30 anni. Poi da qui a urlare capolavoro, assolutamente no. È una buona storia, è una vicenda, come dicevo poco fa, che fa riflettere. Ma rientra nella canonicità di una bella storia di Nathan Never raccontata bene, con tanti elementi da analizzare bene, perché comunque gli intrecci della storia sono parecchi, ed è una storia dove l'elemento di fantascienza viene un pochino meno. È una storia chiaramente più vicina alla spy story. Per fortuna c'è Legs assieme a Nathan Never, che in qualche modo aiuta a smorzare un po' alcune situazioni, c'è anche qualche piccola battutina, qualche accenno di ironia che quando c'è Lex è sempre garantito. Però questa è una storia seria, è una storia importante, è una storia che deve far riflettere. Questo non è intrattenimento, perché Nathan Never, secondo me, non è intrattenimento. Nathan Never è un qualcosa che fa pensare, e meno male che è così, meno male, perché che c'è ancora qualche fumetto con questa funzione, meno male, dico io. Parlo brevemente dell'incipit di questa storia perché è talmente complicata, talmente figlia di intrecci che poi devono collimare verso la fine, che basta poco, come dico sempre a volte, per fare inutili spoiler. Praticamente nella città est di Nathan Never è stato fatto un attentato in metropolitana e si scopre che questo attentato è avvenuto tramite la diffusione di un gas tossico, alcune persone muoiono. La maggior parte per fortuna si salvano, ma la città è sotto ricatto. Sotto ricatto c'è un misterioso attentatore virtuale che si presenta con le sembianze di Lucignolo e che tiene sotto scacco la città chiedendo un riscatto. Nathan Never, l'ex dirigenziale Alfa Intera, viene chiamata a gestire questa situazione e la cosa che colpisce è che si tratta in realtà di una sorta di indagine privata richiesta dal sindaco, quindi non una cosa che deriva dal Consiglio federale. Si scoprirà poi tramite una serie di intrecci il perché della richiesta del sindaco, il perché ci sono tutta una serie di problematiche di rapporti internazionali, soprattutto con i territori dell'est europeo, e qui verremo a conoscere tutta una serie di situazioni, devo dire, un po' particolari. E quindi
siamo veramente più sui territori della spy story che della fantascienza. Poi ci sono questi elementi di etica, di riflessione sul sociale che, ripeto di nuovo, Michele Madden inserisce ormai negli ultimi anni nelle sue storie, e ci sono degli elementi di fantascienza in termini di tecnologie, di realtà virtuale, di collegamenti sulla rete, via internet. Non aspettatevi una storia dove vedete astronavi, dove vedete dei robot, dove vedete in qualche modo delle macchine volanti o aspetti, diciamo, delle storie ambientate nello spazio di Nathan Never. Questa, appunto, è una storia più legata a un'indagine. Quali sono, secondo me, i punti deboli di questa storia? I punti deboli di questa storia, secondo me, sono un po' i dialoghi. Spesso sono, nonostante la presenza di Lex, questa storia l'ho trovata un pochino ingessata. I dialoghi fra i personaggi sono molto, molto tranchant. Poi qua e là ho trovato qualche vignetta dove effettivamente emerge anche un pochino di ironia. Però è una storia un po' troppo impostata. Però questo è, secondo me, uno stile di scrittura, non è una storia fatta così che ha portato ad avere una sceneggiatura fatta male. È proprio un'impostazione così. Per quanto riguarda i disegni sostanzialmente mi sono piaciuti. Silvia Corvetta ha fatto un ottimo lavoro, ampiamente negli standard di Nathan Never. Ci sono vignette a tutta pagina veramente molto belli. Ci sono, ad esempio, a me piace moltissimo questa sequenza qui, di questa pagina qua con Lex e Nathan Never in macchina. Mi è piaciuta davvero molto. L'unica cosa che mi ha fatto un pochino a gusto personale, non mi permetterei mai di in qualche modo andare a contestare un lavoro in termini assoluti di una professionista del fumetto. Dico, l'unica cosa che mi fa un po' storcere il naso di questo albo, dei disegni in particolare, è che quasi tutte le espressioni dei personaggi, da Nathan Never a Lex, a Elania, a Sigmund stesso e a tutti i personaggi di contorno, sembrano sempre corrucciati, sembrano sempre con un'espressione arrabbiata, anche in situazioni distensive. Probabilmente credo che sia proprio il tratto di Silvia Corbetta che in qualche modo finisce per caratterizzare i personaggi in questo modo. Quindi questo un po' carico espressivo, un po' eccessivo lungo tutto l'albo, però dei disegni comunque assolutamente di alto livello. Ci tengo a dire questo: da quest'anno lo speciale di Nathan Never purtroppo si è ridotto a 128 pagine. E il costo comunque non è una cosa da poco, sono 6,90 euro. Ora, io sinceramente tutto quello che esce di Nathan Never lo compro e non ci penso neanche un attimo. Faccio così da 30 anni e continuerò a farlo, si spera, per altri 30 anni, ma mi rendo conto che di primo impatto una minore foliazione di un albo ad un costo così, diciamo, elevato per essere 128 pagine può essere un elemento deterrente all'acquisto. Quindi so che non tutti amano comprare speciali, extra, miniserie parallele delle testate principali della Bonelli. Nel caso di Nathan Never, il fatto che siano mai scomparse dalle edicole molte testate parallele, molti spin-off e maxi, diciamo che magari può valere la candela andare a comprare un album più, uno speciale annuale come questo, perché comunque si sa che attorno al personaggio non ci sono più tutte quelle testate che andavano a costituire il grande mondo nathaneveriano. Che poi a breve ci sia l'uscita dello speciale con la Justice League, anzi dovrebbe già essere oggi in qualche fumetteria, che a breve ci sarà anche il cartonato in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente. Ok, però sono comunque tutte cose extra dell'extra. Secondo me, annualmente la testata mensile e lo speciale dovrebbero essere le due
le due collane, secondo me, che tutti un po' dovrebbero acquistare. Poi per quanto riguarda tutto ciò che è un di più, quello chiaramente non mi sento neanche di consigliarlo. Poi ognuno fa un po' le scelte che crede. Quelli sono numeri che effettivamente sono più destinati al collezionista o all'appassionato. Quindi le due note, fra virgolette, negative, relativi, sono questi disegni che mi sembrano un po' troppo carichi di espressività per quasi tutto l'albo, e questo prezzo che rimane altino nonostante la decisa riduzione delle pagine, che in questo album sono solo 128. Per il resto è una storia godibile. Se abbiamo la pretesa di leggere sempre un capolavoro su Nathan Never, allora penso che la maggior parte di albi di altre testate andrebbero buttate nel cestino, perché se vogliamo solo intrattenimento sui fumetti, penso che bisogna fare selezione. Ci sono fumetti dedicati all'intrattenimento, fumetti che fanno pensare e fumetti che in qualche modo hanno lo scopo di insegnare qualcosa. A me, ad esempio, viene in mente Martin Mister, che spesso e volentieri è come leggersi una lezione di storia, e quindi potranno essere pesanti per alcuni, ma in realtà per altri lettori sono fonti di cultura, fonti di sapere, e quindi l'importante è avere le idee chiare su cosa si va a cercare su una determinata testata, e state certi che nella maggior parte dei casi voi la troverete. È chiaro che non tutte le testate sono testate destinate a essere divertenti, a passarsi un quarto d'ora, a leggere qualcosa di spensierato. Nel caso di Nathan Never è molto raro che sia così. E per fortuna è così, ripeto, per fortuna, perché sennò questo non sarebbe il mio Nathan Never. Detto questo, ragazzi, vi saluto, ci vediamo presto, perché è in arrivo anche il numero 367 della serie regolare, e poi bisogna recuperare assolutamente a breve, ve lo voglio portare chiaramente sul canale, il numero 0 con la doppia cover della collaborazione con la DC Comics, e daremo la caccia anche al cartonato, quello realizzato in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente. Qui su Agenzia Alfa troverete tutto, sempre tutto ciò che riguarda Nathan Never. Quindi, cari Nathan Neveriani, continuate a seguirmi, iscrivetevi al canale, perché con tutte queste uscite rischiate di perdervi qualcosa, e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, non mancate.